English. Tune into English. Hello everybody, this is Virgil Kaplan. Benvenuti a Tune into English, la spiegazione della vostra canzone preferita insieme a Speak Up. E oggi ragazzi guardiamo uno dei più grandi hit degli anni 60, Pretty Woman. Walking down the street, ecco, di Roy Orbison. Questa canzone è buonissimo per gli imperativi a livello grammaticale, perché lui dice pretty woman stop a while, pretty woman talk a while, pretty woman give your love to me, pretty woman look my way, pretty woman say you'll stay with me. E poi alla fine dice come with me baby, be mine tonight. Quindi abbiamo 7 imperativi in questa canzone. L'imperativo si usa come istruzione o ordine, quindi lui sta dicendo, magari sottovoce voglio sperare, a questa donna di stare con lui. La canzone prosegue che lei si sta avviando, don't walk away, nel negativo, lui dice don't walk away from me, imperativo negativo, però alla fine, but wait, aspetta, what do I see, she's walking back to me. Ecco, quindi lui vince la donna, a very happy ending for our Roy Orbison. Ragazzi, questa canzone è stata scritta insieme a Bill Dees, che ha detto che era insieme a Roy Orbison nella cucina e è entrata la moglie di Roy Orbison, Claudette, e ha chiesto un po' di soldi perché voleva fare un po' di shopping. Bill Dees le ha detto, a pretty woman doesn't need any money. E quindi dopo lì hanno preso lo spunto per fare questa canzone. L'hanno scritto venerdì, l'hanno registrato il venerdì successivo e poi è uscito il venerdì successivo ancora, molto molto veloce. Ed è un grande hit e anche ispirato un grande film che tutti quanti conoscono, con Richard Gere e Julia Roberts. Ragazzi, tune into English insieme a Speak Up. I'll speak to you soon. Yeah, yeah, yeah.